nuovo traguardo per l'Agbe di Pescara. L'arrivo della madrina Lorella Cuccarini in casa alloggio è sempre foriero di novità. E questa mattina, tra gli occhi sorridenti di bambini e genitori emozionati, la più amata dagli italiani, insieme alla presidentessa di 30 ore per la vita, Rita Salce, ha inaugurato una palestra per la riabilitazione dei baby pazienti. Un tassello in più che si aggiunge alla lunga storia che lega l'Agbe all'associazione e che Lorella Cuccarini ha ripercorso ricordando i momenti più importanti di questo viaggio per sostenere i bimbi dell'associazione. Un obiettivo che completa un lavoro già tanto importante che era quello della casa. Abbiamo inserito anche questa palestra per la riabilitazione perché ci chiedevano proprio, soprattutto per il decorso post-operatorio dei bambini o ematologici, di poter usufruire di una palestra. Oggi c'è anche la palestra e insomma penso che veramente oggi Pescara possa essere, l'ospedale di Pescara, il reparto ematologico pediatrico di Pescara possa essere un centro di riferimento per tutta la regione e anche per il sud Italia. Lorella Cuccarini oggi ha voluto ricordare per lei quali sono state le tappe più importanti, dal primo fax alla costruzione della casa alloggio. Che vuol dire? Vuol dire che ci seguono, che hanno accettato i nostri progetti perché li hanno ritenuti più che validi, ma soprattutto parliamo sempre di bambini e essere presenti con loro vuol dire anche dare un aiuto per quello che sarà il futuro. Di tutte le realizzazioni di 30 ore qui a Pescara per l'Agbe, quella più importante che ricorda qual è? Beh, sicuramente quella che mi ha dato più emozione è stata il reparto, la nascita del reparto, perché quando noi siamo arrivati qui la prima volta i bambini erano in cura insieme agli adulti e questo sicuramente era un grande problema per loro, per cui riuscire poi a creare questo reparto e tenerli separati e dar loro proprio anche una qualità di cura che non sia solo quella medica ma che sia anche un approccio psicologico per i bimbi e per le famiglie è diverso, è stata una grande conquista. E poi sicuramente quello più faticoso, proprio perché importante dal punto di vista economico, è stato questa casa. Ci abbiamo messo 3-4 anni, però insomma i risultati poi si sono visti, il fatto che sia sempre in opera e che sia sempre piena e che anzi Massimo Parenti ci chieda anche di poter pensare a un'ulteriore casa per il futuro, insomma ci fa rimanere sempre molto vicini all'Agbe, a questa realtà che è una realtà che lavora sul territorio veramente molto bene.